Senti ancora qualcosa di ferito là fuori, Atreus? Sì, mi sembra. Forse è solo la tempesta. Indaghiamo. Abbiamo già scoperto una profezia segreta di una misteriosa veggente. Lì, la camera centrale ci porterà in cima, dopo aver oltrepassato l'ennesima porta di luce. Ti stai staccando anche te dalle porte, Tyr? C'è della pietra sonora lassù. Si abbina bene con la pietra crepuscolare. Hanno gusto questi elfi chiari. Non è la posizione giusta. Forse se... Acceleriamo le cose. Qui dovrebbe funzionare. Ben fatto. Al tuo servizio. Grazie per l'aiuto, Tyr. La luce di Alfheim. Che meraviglia. È davvero minuzioso. Senza limiti. Ma che cosa? Potere? Crescita? Ambizione? Un po' vago, no? Mi chiedevo infatti a cosa serviva quel coso lì. Meno male che ho visto questo scrigno, sennò ciao. Niente. Che succede? L'ultima volta lì dentro potevo sentire la mamma. Ma ora no. La sua anima è con la luce ora, legata a essa da forze più antiche di Odino. È in pace ora, Atreus. Lo spero. Quando mio padre è entrato nella luce, ha sei detto... Sei entrato nella luce di Alfheim? Sì. Eppure sei qui, sano di mente e decisamente non ridotto in cenere. Devi dirmelo, Kratos. Cosa hai visto? Quel ricordo è solo mio. Ma per me sono passati solo istanti. A me non sono sembrati istanti. Ero in trappola. Atreus ha superato molti ostacoli per salvarmi. Posso solo immaginare. Beh, il trittico di Groa ci attende. Hai mai incontrato Groa? Molte volte. Ma era tormentata dalle visioni, perciò parlare con lei era complicato, per non dire peggio.
padre, lei non c'è più. Sì. Ora andiamo. Ci siamo quasi. Ah, hanno cambiato un po' di cose. L'altra volta c'era della roba d'Arnia qua giù. C'erano così tanti elfi scuri, io... Finora pensavo che il re degli elfi scuri... Che gli elfi scuri fossero... Tyr. Sì? Ma aiutammo la parte sbagliata. Sicuro che sia la domanda giusta? Io... Qual è la domanda giusta? C'è una parte giusta. Esatto. Cosa ne pensi, Atreus? C'è una parte giusta in questa guerra? Io... non lo so. Allora forse non dovresti schierarti. C'è un motivo per cui mettere questa roba o cosa? Perché io qui non vedo niente da rompere. Vabbè. Ma giusto di qua, no? Sì, mi sa che va da entrambi le parti sopra. Sì, infatti. Amo sta roba. Credi nel destino, Sindri? Oh, certo che no. Pensi che mi laverei così tanto le mani se quello che faccio non fosse importante? Solo una persona può sindacare su come viviamo la nostra vita. Noi stessi. Ehi, Sindri, l'ultima volta la tua fucina non era oltre l'altare? Wow, che occhio per i dettagli. Forse gli elfi chiari hanno pensato che stesse meglio da questo lato. Hanno proprio un gran senso estetico. Sul serio, sono sorpreso quanto te. Ma a forgia donata non si guarda in bocca.
Che casino. Comunque, buona fortuna. E per tuo figlio? Che ti serve? Ma sono oggetti disinfettati? Nulla, faccio io. Ai giganti è sempre piaciuto nascondere i segreti in bella vista. Guardate questo! Ah, sì. Qui Groa sta cercando il suo marito perduto. Era determinata a trovarlo, meditò per intere settimane. Sfortunatamente trovò qualcos'altro. Una visione del Ragnarok. Odino seppe della visione di Groa. La cercò e le chiese un consulto privato. Pare che non gradì ciò che gli disse. Il Bosco di Ferro è... non so cosa sia. Il mitico santuario dei giganti. Curioso. Quindi è a Jotunheim. So che alcuni giganti lo credevano, ma il Bosco di Ferro non esiste. È un concetto, un paradiso metaforico. Non è reale. Groa avrebbe chiesto di riportare a Jotunheim le sue ceneri perché la sua anima trovasse pace nella luce. Dubito che Odino abbia rispettato il suo volere. Il campione. Penso che dovrei essere... io. Presumi un po' troppo. Meglio non prendere queste astrazioni alla lettera. Le profezie sono ingannevoli per natura. Anche se alcune sono più chiare di altre. Il Ragnarok. Sì. La fine di tutto. Quindi è così. Non possiamo fare nulla per impedirlo. Deve esserci un modo. Se no, perché nasconderlo? Tyr, questo è ciò che abbiamo visto. Sei tu. Combatti nel Ragnarok. No. Io non... non posso. E questo che cos'è? Questa sì che è una norma. Asgard viene distrutto. Ma gli altri regni prosperano. E Odino muore. Ha mentito. Groa ha mentito. Certo che ha mentito. Odino ha creduto a una falsa profezia. E allora possiamo vincere il Ragnarok. Possiamo battere Odino! Noi non siamo presenti lì da nessuna parte. Ma c'era Tyr a guidare l'attacco contro Asgard. E poi
c'era l'esercito di El e gli elfi. Il campione. Va bene, chiunque sia non importa. Ma per la prima volta sappiamo qualcosa che Odino non sa. Noi possiamo vincere! Tyr? Non sarà una profezia a influenzare le mie scelte. Ma noi ti abbiamo visto! No, Atreus. È sbagliato. Vieni. Noi dobbiamo parlare. Ci siamo. Non possiamo fermare il Ragnarok, però possiamo vincerlo. Se Asgard viene distrutto, Odino non sarà l'unico a morire. Deve esserci un altro modo. Ma lì, secondo voi, di che stavano parlando Kratos e Tyr? Con Ci Siamo? Hanno un piano per qualcosa? Forse prima è meglio se usciamo da qui. Una di quelle bombe di luce, occhio! Giù. Padre, di qua! Prima che ne arrivino altri. Elfo chiaro a sinistra! Oh.
dobbiamo proseguire. È molto agitato. Pensi stia bene? Concentrati. Di qua. Beh, poteva andare meglio. Tyr, stai bene? No. È finita. Non è ancora finita. Io... Andrà tutto bene, Tyr. Hai visto cosa accadrà? Ho detto che non mi sarei unito alla guerra, eppure sto trascinando un elfo innocente. Innocente? E mi sto preparando a distruggere Asgard. Che scelta abbiamo? C'è sempre una scelta. Io non vi guiderò in battaglia. No. Non sono più. Non voglio combattere, ma con voi tre non ho scampo. Il vostro cammino porta a innumerevoli morti, a impensabili dolori e sofferenze. Oh no! No! Atreus! Dannazione! Resisti! Di qua! Le tue catene! Ah!
Bravo Tyr, pesca grossa. Sei ferito? No, signore. Ehi, Tyr. Grazie. E mi dispiace per prima, io... No. A me dispiace. Non sarei dovuto venire. Ora andiamo.